Non funziona. Funziona di sicuro. Invece no. Ti ho già detto che l'ho visto in TV, funziona. Soltanto nei cartoni. No, l'ho visto fare alle persone. Stanlio e Ollio, Gianni e Pinotto, i tre marmittoni. Sta arrivando. Salve gente, Andy la bomba sexy è a casa. In cucina c'è un dolce. Sto andando. Funziona, è vero. Te l'ho detto. C'è anche il latte. Novità? Oh, al solito, Ruby e Gracie hanno gli allenamenti e Kyle farà una gita. Quella era una capra? Sì, si è rotta la falciatrice e Jimmy vuole alternative più economiche. Ehi, avete visto Gordon? Non è stata una cattiva idea. Devo soltanto regolargli i confini. Gordon! Gordon mi deve $300 per i miei mocassini. Mamma, Ellie può dormire da noi? Se papà cattura la capra. Da qui a 20 anni tutti avranno una capra in casa. Prima di comprare la mia avrei dovuto documentarmi. Questo è la prima volta che mangia cibo solido. Ah, che bello. Lo so. Ah, è la prima volta che mangio il trionfo di costolette di Stevie Bees. Che bello. Lo so. Ne hai un po' sulla guancia, faccio io. Oh, ne hai un po' sulla guancia. No, lo faccio io. Coraggio, Tanner, fa come faccio io. Mastica. Ok, ruttino. Ruttino. Ah, sì! Sì! Fatto? E tu pensi che io debba continuare a pagare le tue lezioni? Oh, io trovo che è stato bellissimo. L'hai eseguita per caso in chiave e fa vomitare. È importante per un bambino avere un'abilità musicale. Quando sentirò un'abilità musicale pagherò altre lezioni. Ora, gettalo nell'immondizia. Sì! Il prossimo? Oh, ecco la mia piccola stella del calcio. Gracie, dici perché dovremmo pagarti un altro anno di calcio? Perché così la domenica non ti sto tra i piedi. Puoi continuare. Ecco l'assegno. Il prossimo? Oh, santo cielo, una ballerina di tip-tap. Devi guadagnartele quelle scarpette, ragazza. Firmalo. No, fa piano, tesoro. Papà,
Vogliamo che i ghiaccioli vengano molto, molto blu. Certo, come quelli del negozio. Vedete, il motivo per cui sono molto, molto blu è che sono pieni di coloranti che vi faranno cadere gli alluci a 40 anni. Allora, questo è colorante. Vedrete che bel blu intenso. Ecco fatto, figliolo. Attacca. È strano. Ah, deve essere bloccato. Ehi, Gracie, accendi la luce così vedo se il ghiaccio si è incastrato. Spegni! Adesso è troppo blu. Non dovevi giocare con le bambine? Già. Ma loro sono fuori e tu sei qui dentro? Giochiamo al congelato. Io faccio il congelato che si deve sbrinare mentre le bambine giocano in giardino. Il congelato o lo spaparanzato? No, quando io faccio lo spaparanzato sto di fuori e le bambine stanno qui. Papà, sei scongelato? Che freddo, bru. Più gioco, che freddo. Andiamo a giocare, Gracie. Che freddo! Quando si mangia? Io non lo so. Chiedi a tua moglie perché ora la congelata legge un bel giornale su questo bel divano. Bello giocare con le bambine, eh? Andiamo, ragazze, o Ruby farà tardi a scuola. Prendi lo zaino, per favore. Jim, tornerò a prendere Kyle fra 20 minuti. Per favore, non dimenticarti di passare a prendere Gracie alla festa di Jenny Campbell. Uh-huh. E non scordarti le sue scarpe stavolta. Uh-huh. Senti un'altra cosa, questa è di Jenny, glielo riporti? Uh-huh. E stasera puoi trovarmi a casa del mio amante. Uh-huh. Tu non mi stai ascoltando affatto. Sì, sarai a casa del tuo amante. Portaci anche i bambini. Jim, per favore, puoi pensarci tu? Tanto torni fra 20 minuti. Jim? Mm. Ciao. Ciao, piccolo. Come stai? Forza, bello, hai 20 minuti, mangia tutto. Bene, qui mettiamo San Giuseppe, qui invece mettiamo la Madonna, ecco i Re Magi e il mitico Sammy Sosa. Tesoro, non ti sembra che manchi qualcos'altro? In realtà stavo pensando di scambiare due Re Magi con un secondo battitore. Niente, operazione impossibile. Sono troppo aggrovigliate. Fatemi vedere. Niente di più semplice. Andiamo, rondinelle, venite fuori. Forza, bambine. Aha. Che cosa rappresenta? Rappresenta la stella cometa. Jim, non puoi lasciare così quella roba. Allora riportala in casa e sgrovigliala.